stanno parlando gli archeologi, ma io penso che almeno abbiamo cercato di comprendere attraverso la documentazione che ci avete dato, che questa è un'operazione vostra. Cioè... I colleghi territoriali, questo è il loro compito. Diciamo che Torre Annunziata e il Radiomobile ha ben dato una mano a questa situazione, in effetti hanno resa pubblica e portata alla luce. E poi avete ceduto il microfono agli archeologi, certamente le cose corrette. È ovvio. Loro sono gli investigatori, hanno lavorato loro, quindi è la loro attività, quindi gli archeologi poi ovviamente sulla base di quello che hanno trovato parlano e ovviamente si esprimono su quello che poi è stato trovato. Però. Comandante, l'area territoriale ci sembra una zona un po' isolata, diciamo così. Siete arrivati qua attraverso la documentazione che ci diceva anni di lavoro e quindi avete seguito dei tombaroli. Sì, ovviamente l'attività di contrasto nello specifico settore è seguito sia dalla materiale che dal nucleo tutela patrimonio culturale e quindi in sinergia si è lavorato e subito c'è stato ovviamente l'interesse da parte della soprintendenza per verificare lo stato dei luoghi. Lo scavo è stato indispensabile anche per poter portare alla luce e lo si può vedere nettamente quello che sono gli scavi clandestini. Comprendete benissimo che è un'operazione eccezionale perché mette un punto fermo anche per chi magari accarezza dei sogni impossibili, qualche altro tombarolo, insomma sicuramente si fermerà. Ringraziamo e siamo particolarmente obbligati.